Si registra una crescita smisurata dei populismi. Dopo un anno del governo dei tecnici all'insegna dell'austerity e delle ricette regressive, il populismo risorge. Parola di Nicola Vendola, uno che ha preso il 3%, uno che un mese fa o un mese e mezzo fa ha detto i ricchi devono finire tutti all'inferno, piange il morto per il populismo che è risorto da parte di Beppe Grillo. Fra l'altro, dati ufficiali, la Puglia ha votato in maggioranza per il centrodestra, quindi fra l'altro il centrosinistra, governato da Nichi Vendola, ci fa due volte una brutta figura, perché ovviamente dove stanno governando non governano poi così tanto bene. L'Unità, fra l'altro, invece, scriveva proprio oggi che l'elettore tipico del Movimento 5 Stelle, alla testa di un ragazzino di 11 anni, viene in maggior parte, vive nella maggioranza al sud Italia e soprattutto è probabilmente molto ignorante. Il giornale Libero, a pagina 15, ci sono due pagine intere dedicate a Grillo, ovviamente sono a pagina 15 perché prima ha dovuto fare le prime 10 pagine per incensare il miracolo di Berlusconi, poi un po' di pagine per parlare giustamente male della sinistra, finalmente a pagina 15 arrivano le stoccate anche per Beppe Grillo. E il giornalista Filippo Facci dice: ora però è difficilissimo che Grillo non si dia una regolata e una forma. I suoi eletti sono dilettanti allo sbaraglio, in perenne subbuglio da assemblea studentesca, protagonisti di un movimento che non è neppure un movimento, è un magma, una colata che ha terrore di solidificarsi. Questi a sinistra e a destra non hanno ancora capito cosa è successo. Hanno preso così tante mazzate che non se l'aspettavano. Sono come uno che sale sul ring con Mike Tyson, che dopo il primo round è già stordito, cioè non sanno veramente da che parte girarsi se non fare ancora una volta gli spocchiosi, dare del populista, del demagogo, forse del fascista a Beppe Grillo, quando, e poi soprattutto dire, come ha detto lui qua, che c'è anche scritto nel titolo, se lo scopo era fare casino, Beppe Grillo ha fatto centro, ora gli serve un'idea. Caro Filippo Facci, l'idea c'è già. Perché forse non sai usare bene internet, ma se tu vai sul sito di Beppe Grillo o sul sito del Movimento 5 Stelle, c'è il programma da un bel pezzo, molto prima che il Popolo delle Libertà decidesse chi doveva essere il proprio candidato, visto che il tuo boss Berlusconi se n'è stato fino a metà settembre o i primi di ottobre in Kenya a fare il bagnetto al caldo con Briatore e tutta quella combriccola lì. Che vi devo dire? Ragioniamo un po' sul risultato elettorale, vedo che loro ancora non. Gli anzianotti mentalmente, non di età, dei vecchi partiti ancora non hanno ben digerito la batosta. Ci vediamo alla prossima, state informati. Ciao!